A Ragusa la polizia arresta un ghanese per violenza sessuale ed evasione. Aveva picchiato la compagna e dopo averne abusato ripetutamente l'ha minacciata con un coltello. Ancora guai giudiziari per l'ex PM Antonio Ingroia. La Guardia di Finanza gli sequestra la casa di campagna a Calatafimi, che si aggiunge al sequestro dal suo conto di 151.000 euro. Tre medici e un ausiliare all'ospedale maggiore di Modica sono indagati per la morte del 75enne Giovanni Gerratana. L'uomo era deceduto dopo un intervento chirurgico al femore. A Santa Croce Camerini i panificatori mettono in vetrina il pane in occasione delle giornate dedicate a San Giuseppe, una prelibatezza apprezzata, ammirata e gustata da cittadini e visitatori. Celebrata a Motica la giornata mondiale del servizio sociale, un incontro di alta valenza formativa per promuovere benessere e vivibilità dei centri urbani con gli aiutanti di mestiere. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Apriamo ancora oggi con la cronaca a Ragusa, dove la Polizia di Stato ha arrestato un ghanese per violenza sessuale ed evasione dagli arresti domiciliari. Lo scorso febbraio aveva anche picchiato la compagna minacciandola con un coltello, nonostante fosse tra l'altro proprio ai domiciliari, si presentava spesso a casa di lei costringendola a inaudite violenze, come ha raccontato alle donne poliziotto. La Polizia di Stato ha arrestato un ghanese per violenza sessuale ed evasione. L'uomo era sbarcato a gennaio 2017 a Pozzallo in quanto scafista, scarcerato e poi richiedente asilo, ma tratto in arresto in flagranza di reato in quanto la compagna era stata ferita e minacciata con un grosso coltello. Sottoposta ai domiciliari, era evaso per andare a casa dell'ex, obbligandolo a subire reiterati rapporti sessuali. La vittima ha narrato di episodi gravissimi, tra gli altri è stata più volte bruciata con la sigaretta e costretta a accettare inaudite violenze e a non chiamare la polizia perché altrimenti l'avrebbe uccisa. La vittima, pochi giorni addietro, non appena quindi ha riconosciuto di essere un luogo sicuro, ha abbracciato le donne e poliziotto chiedendo aiuto e protezione. Rassicurata, ha raccontato di essere stata più volte vittima di violenza sessuale, il tutto mentre il ghanese era agli arresti domiciliari in un'altra casa, segno che evadeva solo per andare da lei. La squadra mobile ha quindi informato il pubblico ministero titolare delle indagini per richiedere l'aggravamento della misura cautelare, ovvero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di emettere un provvedimento di custodia cautelare in carcere al luogo degli arresti domiciliari. Il giudice ha accolto la richiesta e disposto l'aggravamento con urgenza. Ancora guai giudiziari per l'ex PM Antonio Ingroia. La Guardia di Finanza gli ha infatti sequestrato la casa di campagna ubicata a Calatafimi, dopo che la scorsa settimana, come è noto, gli erano stati sequestrati 151.000 euro. Ingroia, come è noto, deve rispondere di peculato. La Guardia di Finanza ha sequestrato una casa di campagna dell'ex PM di Palermo Antonio Ingroia, indagato, come è noto, per peculato. Nei giorni scorsi il GIP, su richiesta della Procura, aveva disposto il sequestro preventivo per circa 151.000 euro all'ex magistrato. La decisione di disporre il sequestro dell'immobile che si trova a Calatafimi nasce dal fatto che il denaro presente sui conti correnti dell'indagato non sarebbe sufficiente a coprire la totalità della somma sequestrata al giudice, provvedimento che determina così l'impossibilità di vendere la casa. Ingroia, che ora esercita la professione di avvocato e vive a Roma, si sarebbe anche indebitamente appropriato di ulteriori 34.000 euro a titolo di rimborso spese sostenute per vitti alloggio nel 2014 e 15 in occasione di alcune trasferte a Palermo per svolgere le funzioni di amministratore, chiarita da una circolare dell'assessorato regionale dell'economia, consentisse agli stessi di società partecipate a residenti fuori sede l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio. L'ex PM aveva adottato un regolamento interno alla società che consentiva questo ulteriore indebito rimborso. A Modica, per la morte di Giovanni Gerratana, 75 anni, sono indagati tre medici e un ausiliario. I funerali dell'uomo era morto giovedì scorso dopo un intervento chirurgico al femore, erano stati bloccati, come sapete, dalla magistratura per un nuovo esame autoptico. A Modica tre medici e un ausiliario dell'ospedale maggiore sono indagati dalla procurabile per la morte di Giovanni Gerratana, 75 anni, padre dell'ex assessore comunale Nino, deceduto la scorsa settimana in ospedale, i cui funerali sono stati bloccati dalla magistratura.
È stata effettuata l'autopsia e proprio alla luce di questo esame, per cristallizzare le prove irripetibile, la procura ha indagato come atto dovuto i 3 medici e l'ausiliario raggiunti da avviso di garanzia. Sono interessati in particolare 3 reparti, medicina, ortopedia e radiologia. La famiglia della vittima si è riservata di nominare un proprio consulente e anche la Spesetti di Ragusa ha avviato, come da prassi, un'indagine interna parallela a quella della procura. Nei giorni scorsi, qualche minuto prima che la salma venisse composta nella bara, era arrivata alla famiglia una telefonata dalla polizia. La procura intende avere a disposizione il defunto. Gerratane era stato quindi riportato nella camera mortuaria dell'ospedale e tutto era scaturito dalla querela presentata alla famiglia dopo che il pensionato era morto giovedì a seguito di un intervento chirurgico al femore. Una giornata quella di ieri per dire no alla mafia, ma anche per ricordare le oltre 900 vittime, quindi per non dimenticare, con manifestazione a Cortese, soprattutto a Ragusa e Scicli, al grido siamo tutti figli di Falcone. Una giornata quindi per celebrare la 23ª giornata della memoria e dell'impegno nel contrasto alle mafie. Numerosi gli studenti presenti per le strade in piazza, dove poi alla fine sono state lette pagine dal forte significato civile. E nell'ambito dei percorsi sulla cultura della legalità, i carabinieri proseguendo nel loro tour per le scuole hanno incontrato a Vittoria gli studenti del comprensivo Cappellini, momento importante per parlare soprattutto di argomenti come bullismo e cyberbullismo. Continuano i cicli di incontri che il Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria ha pianificato con le scuole di tutti gli ordini e gradi disseminate nel territorio della giurisdizione. In particolare, era a Vittoria presso l'Istituto Comprensivo Cappellini il comandante Daniele Plebani ha incontrato insegnanti e alunni di terza media. Nell'occasione si è trattato il tema della legalità, facendo comprendere il delicato ruolo di operatore sociale svolto nella quotidianità dal carabiniere, con la proiezione di un video illustrativo delle funzioni dei reparti dislocati su tutto il territorio nazionale. Occasione che è stata anche un momento di condivisione e sensibilizzazione su tematiche di stretta attualità, in particolare bullismo e cyberbullismo, piaghe talora mute e purtroppo ricorrenti, e facendo riferimento soprattutto agli episodi di vita vissuta quotidianamente dagli alunni, che numerosi sono intervenuti con domande e quesiti, supportata anche dal meritorio lavoro che giornalmente viene fatto in questa scuola. Agli alunni, in maniera semplice, sono stati indicati non solo gli aspetti giuridici, ma anche le tecniche di intervento più opportune a contrasto dei menzionati fenomeni. È stata assegnata ieri a Vittoria un'area verde all'azienda Officina Meccanica La Circa Giacomo. All'interno del bando adotto uno spazio verde, si tratta della rotonda d'ingresso di Scoglitti. Prosegue con successo, ha commentato l'assessore all'ecologia Paolo Nicastro, l'iniziativa appunto adotta uno spazio verde che ci consente, grazie a questa sinergia tra pubblico e privato, di abbellire la città e tanti spazi verdi. E dunque coglie l'occasione Nicastro per invitare aziende e associazioni interessate a visionare il bando, perché vi sono ancora diverse aree da assegnare. A Vittoria è stato attivato l'impianto di riscaldamento per la biblioteca comunale e gli uffici delle politiche culturali. Dopo tanti anni, rileva con un sospiro anche l'assessore Alfredo Vinciguerra, forniamo agli utenti ancora più locali, ancora più accoglienti. Sono stati completati in questi giorni a Vittoria i lavori per l'attivazione dell'impianto di riscaldamento dei locali della biblioteca comunale e degli uffici delle politiche culturali. A dare notizia l'assessore al ramo Alfredo Vinciguerra. In pochi mesi di mandato, spiega lo stesso assessore, abbiamo subito raggiunto un risultato atteso da oltre 4 anni, dando così il locale ancora più confortevole ai tanti lettori della nostra biblioteca, oltre che ai dipendenti comunali. Così ci faremo trovare preparati per il prossimo inverno e stiamo già lavorando per estendere, da qui a breve, la copertura del Wi-Fi in tutta l'area della biblioteca. Questi risultati, rimarca ancora Vinciguerra, sono la migliore risposta a chi diceva che i servizi tecnici siano incompatibili con la cultura e, grazie alla sinergia tra le due direzioni, abbiamo così risolto un problema atavico e continueremo su questo solco per valorizzare il nostro importante patrimonio culturale. 100 interventi per 9 milioni di euro, lo hanno ribadito ieri in conferenza stampa Ragusa il sindaco Federico Piccitta e il vice Massimo Iannucci nel report dell'attività urbanistica svolta dall'amministrazione comunale. Ma è stata anche l'occasione per replicare alle critiche dell'ex assessore Di Martino. Chi dice certe cose, ha affermato il sindaco, senza però citarlo, dimostra assoluta incompetenza. I panificatori di Santa Croce Camerina associati alla CNA hanno messo in mostra le proprie bellezze, prelibatezze in occasione della giornata dedicata a San Giuseppe, a fare da cornice il tradizionale pane del santo.
ha fatto registrare notevole interesse l'iniziativa di CNA Turismo e Commercio Ragusa della CNA Comunale di Santa Croce Camerina con riferimento alla 3 giorni di festeggiamenti durante le celebrazioni per San Giuseppe svoltose nel centro camarinense. La serra voluta dall'amministrazione comunale si è quindi trasformata in un palcoscenico naturale in rappresentanza del territorio. Protagonisti sono così diventati i colori e i profumi delle primizie che questa terra produce e a fare da cornice anche il tradizionale pane di San Giuseppe, annoverato come è noto tra i beni immateriali della regione Sicilia. Un'occasione per i panificatori santacrocesi per mettere in mostra la propria maestria, elemento ammirato e apprezzato dai numerosi visitatori locali ma anche forestieri che si sono soffermati nello stand CNA, che per l'occasione ha ospitato l'InfoPoint con le strutture ricettive e i panificatori, tutti aderenti alla locale associazione di categoria. Siamo soddisfatti per il successo ottenuto, ha sottolineato il presidente comunale CNA Carmelo Basile. È stata una nuova esperienza che ci fa già pensare ad altre iniziative da mettere in campo per la prossima stagione estiva. Continua intanto a Ragusa l'attività di controllo e salvaguardia della pubblica incolumità posta in essere nel territorio dal comando della Polizia Municipale con una squadra di polizia ambientale. E nelle ultime ore è stato infatti sanzionato il proprietario di un fabbricato per omessa o conservazione di fabbricati fronteggianti la strada, violazione che ha previsto la sanzione amministrativa di 422 euro, oltre al ripristino dello stato dei luoghi a carico del proprietario del fabbricato. È stata celebrata ieri a Modica la giornata mondiale del servizio sociale, un incontro dall'alta valenza formativa per promuovere vivibilità e benessere nei centri urbani. Nell'aula magna della Scuola per Assistenti Sociali Stagno d'Alcon 3 è stato celebrato il World Social Work Day 2018. Ad organizzare a Modica l'evento insieme alla scuola è stato l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione, un incontro di alta valenza formativa i cui partner sono stati il Comune di Modica e il Corso di Laurea in Scienza Servizio Sociale di Messina, con la collaborazione di Lega Ambiente Modica, SONAS e Cantiere Educativo Crisciranni. Tema della giornata è stato promuovere vivibilità e benessere dei centri urbani. Tra i relatori hanno fatto il loro intervento anche la dottoressa Matilde Sessa, consigliere dell'Ordine, che ha trattato i temi deontologici della professione, il professor Luciano Nicastro, che ha trattato una relazione sul futuro della città dell'uomo e la costruzione dei borghi di comunità civica multiculturale. A trarre le conclusioni, il direttore della Scuola per Assistenti Sociali, che ha citato Giorgio Lapira e l'enciclica di Papa Francesco. Durante le celebrazioni è stata proiettata anche la prima puntata della webserie Aiutanti di Mestiere, prima opera del genere incentrata sul lavoro quotidiano degli assistenti sociali. In piazza sportiva Ragusa per i consiglieri del Movimento Civico Ebreo Gianluca Morando occorre più cura e più attenzione per le panchine dello stadio di Viale Colaianni che versano in un fastidioso degrado e parla di sedili divelti, vetri spaccati e più in generale, dice Morando, di una condizione di degrado che non è certo un bel vedere a fronte di un impianto appunto al Colaianni che ottiene grande attenzione da parte di visitatori e sportive. Questo è un esempio di piccola manutenzione, dice Morando, che segnaliamo a chi di dovere affinché possa essere sanata in tempi rapidi. Sport a Ragusa e da Giorgia, da giorni le CT della Nazionale Femminile di Basket Marco Crespi nell'ambito di un progetto denominato Contagio Azzurro di allenamenti itineranti. Intanto battono le porte i playoff scudetto che vedono le biancoverdi legate alla qualificazione di Venezia in Eurocup. In queste ore c'è a Ragusa il commissario tecnico della Nazionale Femminile di Basket, Marco Crespi, insieme al vice Giovanni Lucchesi, nell'ambito di Contagio Azzurro, progetto di allenamenti itineranti, voluto dallo stesso tecnico e che ha come obiettivo quello di vivere la realtà del basket femminile con continuità, attraverso lo scambio contagioso con le giocatrici come principali protagoniste e con la FIP e Club impegnati in una collaborazione costruttiva. Due gli allenamenti in programma con la prima squadra alla Passalacqua, alle 10.30 intanto si sono allenate le lunghe, mentre alle 11.30 è toccato al pacchetto delle esterne. Nel pomeriggio e notte Lucchesi ha diretto l'allenamento dell'Under 16. Ma intanto a proposito di playoff per la formazione Biancoverde scatteranno il 4-5 aprile col primo impegno casalinga alle 20.30 contro la sesta classificata. Data d'inizio dipenderà dalla qualificazione del Venezia alla finale di Eurocup. Se la squadra lagunare dovesse centrare la qualificazione, la Passalacqua giocherebbe mercoledì 4 aprile. In caso contrario la partita si giocherebbe il giorno successivo. Arti marziali, 8 atleti, 8 medaglie per la scuola Basanchi di Ragusa, il bilancio della prima tappa del Criterium Giovanissimi riservato appunto a questa categoria che si è svolto domenica a Messina.
8 atlete e 8 medaglie. Il bottino portato a casa domenica scorsa alla scuola Basacchi di Ragusa, che ha preso parte alla prima tappa del Criterium Giovanissimi tenutosi al palazzetto lo sport Pala Nebbiolo di Messina. Hanno partecipato al Criterium i piccoli appartenenti alle classi fanciulle e ragazzi, e la squadra del team ragusano ha messo in vetrina soprattutto Sofia Martorani e Alessandro Mea, che hanno conquistato una medaglia d'oro a testa riuscendo a vincere tutti i combattimenti disputati. Prima esperienza invece per Carlo Albani, che si ferma al secondo posto. Secondo posto anche per Enrico Carfì. Terzo e medaglia di bronzo invece per Lorenzo Iacona, Leandro Articolo, Nicolo Martinez e Arturo Schininà. A mio parere, ha affermato il maestro Salvo Baglieri, i ragazzi hanno superato loro stessi confrontandosi con i vari concorrenti provenienti da ogni angolo della Sicilia, Vincenzo, ansia e paura. Hanno combattuto, quindi si sono divertiti, e quindi complimenti anche per gli avversari. E questo è lo spirito del judo, ha rimarcato Baglieri, ossia crescere tutti insieme per una società migliore. Possiamo fermarci, breve pausa, a dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Uno sguardo adesso al riepilogo dei fatti in primo piano. A Ragusa la polizia arresta un ghanese per violenza sessuale ed evasione. Aveva picchiato la compagna e dopo averne abusato ripetutamente l'ha minacciata con un coltello. Nonostante i domiciliari, in seguito al fatto di essere stato identificato come scafista, l'uomo si recava spesso a casa della donna, costringendola a inaudite violenze. L'intervento della polizia ha messo fine ad ogni genere di abuso. Ancora guai giudiziari per l'ex PM Antonio Ingroia. La Guardia di Finanza gli sequestra la casa di campagna a Calatafimi, che si aggiunge al sequestro dal suo conto di 151.000 euro. Il sequestro della casa scaturisce dal fatto che il denaro presente sui conti correnti all'indagato, che deve rispondere come noto di peculato, non sarebbe sufficiente a coprire la totalità della somma sequestrata al giudice per le indagini preliminari. Tre medici e un ausiliario all'ospedale maggiore di Modica sono indagati per la morte del 75enne Giovanni Gerratana. L'uomo era deceduto dopo un intervento chirurgico al femore. La magistratura aveva fermato l'iter per l'imminente funerale, chiedendo la salma per un ulteriore esame autoptico. A bloccare tutto una telefonata alla famiglia, che si è intanto riservata di nominare un proprio consulente. A Santa Croce Camerini i panificatori mettono in vetrina il pane in occasione delle giornate dedicate a San Giuseppe, una prelibatezza apprezzata, ammirata e gustata da cittadini e visitatori. Occasione per i panificatori santacrocesi per mettere in mostra la propria maestria grazie ad un elemento apprezzato dai numerosi visitatori, richiamati alle iniziative in onore del santo e messe in campo sia dalla scena locale che da quella di Ragusa. Celebrata a Motica la giornata mondiale del servizio sociale, un incontro di alta valenza formativa per promuovere benessere e vivibilità dei centri urbani con gli aiutanti di mestiere. Il tema della giornata è stato appunto promuovere vivibilità e benessere nelle odierne comunità urbane. Questo è possibile grazie a queste figure denominate aiutanti di mestiere e tra l'altro anche una serie visibile sul web e sui social. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.